Carissimi, ascoltiamo la parola di questo quarto martedì di Quaresima. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse, «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato, «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse, «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Ci fa pensare l'atteggiamento di quest'uomo. Era malato? Sì, forse qualche paralisi aveva, ma sembra che poteva camminare qualcosa. Ma era malato dal cuore, era malato dell'anima, era malato di pessimismo, era malato di tristezza, era malato di acedia. Questa è la malattia di quest'uomo. Sì, voglio vivere, ma stava lì. Ma la risposta è sì, voglio essere guarito, no. E lamentarsi, ma se sono gli altri che arrivano prima, sempre gli altri. Pensiamo anche a noi, se qualcuno di noi ha il pericolo di scivolare su questa acidia, su questo peccato neutrale, il peccato del neutro è questo, né bianco né nero, lì non si sa cosa sia. Questo è un peccato che il diavolo può usare per annientare la nostra vita spirituale e anche la nostra vita di persone. Che il Signore ci aiuti a capire quanto brutto e quanto maligno è questo peccato. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Grazie Papa Francesco un'altra volta, dandoci questa la spinta per capire sempre meglio la parola, no? E in più oggi stiamo già camminando alla prossima festa della Pasqua. E la parola oggi fa presente l'acqua in due volte, no? Come diceva Papa Francesco, questa acidia, questa pigrizia, questo conformismo. Mi è piaciuto molto, no? Il peccato del neutro. Non mi metto, non dico niente, sto zitto, non mi metto in gioco. E non opino, lascio che gli altri facciano, che gli altri decidano, ma nel fine, dopo mi lamento,
Ma cosa faccio perché questa società diventi più santa, ossia più felice, no? Che alla fine è una società infelice quando manca Dio. E credo che la risposta ce la dà la prima parola, il profeta Ezechiele. No, il profeta Ezechiele parla in questa visione di che Dio le fa vedere che da questo tempio, da dove scaturisce un'acqua particolare, no? Di questo tempio esce l'acqua verso l'oriente, verso da dove esce il sole. C'è un senso anche questo, no? Perché Dio è questa luce che dà, che spacca le tenebre, tutto quanto. Però qua il segno dell'acqua è il segno della vita. E qua che esce un po' d'acqua e che man mano che va camminando il profeta Ezechiele, ti raccomando di leggerla, la troverai nella descrizione del canale di questo video, e man mano che si va mettendo nell'acqua è più abbondante, più abbondante, più abbondante. La cosa bella è che sulla riva di questo fiume cresce tutto, fertilizza, dà vita, fa fertile, perché nel deserto è morte, l'acqua è vita, che va irrigando, va bagnando, dà vita. E noi sappiamo che l'acqua, i pesci, la vegetazione, gli animali, tutto il ciclo vitale, no? È attorno a quest'acqua. E l'altra acqua, quella del Vangelo, che ringraziando alla scienza, gli archeologi pochi anni fa hanno trovato i resti di Bethesda, questa piscina, ed hanno comprovato che giustamente aveva 5 portici. Si è seccata perché era come una specie di sorgente d'acqua minerale, un'acqua, può darsi che sia un po' sulfurosa, un'acqua che aveva le proprietà di guarire o di aiutare la salute come tante sorgenti che ci sono oggi. Però c'è una caratteristica in questa piscina, come al solito, non per caso sta lì, chiamata dalle pecore, perché in questa piscina si lavavano gli animali che dovevano essere presentati per il sacrificio. E tu stai pensando, e come la gente andava a mettersi lì nell'acqua dove si lavano gli animali? Eh sì, perché sta tutto collegato. Una, la scienza lo potrebbe dire, di che quest'acqua termale, quest'acqua con alcuni minerali particolari, comportava una guarigione di alcune malattie. Però la cosa più importante è quella simbolica, che è dove vuole andare il Signore, che queste pecore stanno rappresentando il sacrificio, che vengono lavati da tutte le impurità per essere presentati davanti all'altare. Quindi questa piscina era chiamata la piscina della misericordia. Vedi che bello? La piscina della misericordia. Era giustamente delle pecore, però nell'usanza di quelli che sapevano che cosa succedeva in se stessa lì, era casa di misericordia. Tutti questi porticati, immagina, tanti malati, la gente che si arrivava lì aspettando che questa sorgente uscisse, no? Perché non era permanente. Ecco perché quando si agitava, quando usciva, e usciva con tanta forza, con tutta la sua potenza, si vede che questo uomo, come ci aiuta Papa Francesco,
o si trascinava o appena poteva camminare, ma dopo immagina lì si buttavano tutti, la gente con gli animali. E certamente che una persona limitata alla fine, quando si avvicinava, già non c'era più l'acqua. Fratelli, sono contentissimo che questa parola possa venire a noi, perché la misericordia è questa, la guarigione, ma non tanto delle malattie fisiche, perché tutti moriremo. Il corpo, per la grazia di Dio, è invitato a risorgere, come dice la parola, chi ha fatto del bene per una risurrezione di vita insieme con l'amato Signore. E chi non si è comportato bene, chi ha preferito, perciò guarda che le ha chiesto il Signore, tu vuoi guarire? E Signore, credo che tutti i giorni a te e a me ci sta dicendo lo stesso, ma tutti i giorni, tu vuoi guarire. E di che? E se tu non sai le tue malattie, vuol dire che non hai guardato nel tuo interiore. Sì, Signore, voglio guarire della mia tristezza, della mia angoscia, della mia infelicità, della pigrizia, della lussuria. Signore, voglio guarire di odiarmi a me stesso e conseguentemente non posso amare a nessuno perché non mi amo a me stesso. Signore, voglio guarire. Ecco perché qui, in questa fonte battesimale, è tutto. Il lavacro, l'acqua che ci lava nel battesimo, la croce che è giustamente il lavacro vero, il lavacro profondo, infinito, del suo sangue. Perciò quando se lo ritrovò al cieco, gli disse, a questo paralitico, gli dice, non peccare più. Papà. Come un papà che le dice al figlio, questo, non farlo più. Figlio, non farlo più. Perché ti fa male, ti fa male. Tornerai e questa luce che è la risurrezione significa la vita eterna. Che magnifica la parola. Lasciati andare, smetti di giudicare, smetti di guardare gli altri, smetti di metterti nella vita degli altri. Ognuno di noi credo che è invitato a guardare la propria storia, ma la storia del mondo, con un profondo esame di coscienza. Perché c'è la guerra? Perché ci sono le malattie spirituali? Perché c'è la violenza? Perché c'è questo disordine? Perché? Sai perché? Perché nella libertà che Dio ci ha lasciati, siamo noi quelli che stiamo peccando. Non è colpa di nessun altro. È la tua e la mia. Ecco, questo peccato del neutro. Mi lamento sempre. La colpa è dell'altro. Ma tu che cosa hai fatto? Che cosa fai per pulire questa società? Tu che cosa fai per mettere l'amore nella tua famiglia, nel matrimonio? Tu cosa fai per mettere la pace ovunque ti trovi? O ti lasci andare come il mondo? Lascia questo, allontanati di quello che ti fa soffrire, che in verità sei tu, che non sopporti te, non sopporti nessuno, ti allontani e dopo ti troverai un'altra forma più comoda, più sistemata. Però alla fine è infelicità. Infelicità. Maria è una donna fantastica che ha capito questo, che si è lasciata
lavare dall'amore di Dio. Non aveva commesso peccato, però si è lasciata lavare dall'amore, abbracciare, e lo trasmette, perché la nostra mamma celeste. Buona giornata e riflettiamo un po' più questo, no? Oggi il Signore, di che cosa ho bisogno di guarire? E diciamo insieme: lode a te, oh Cristo, Re d'eterna gloria. Santa Dio.